Buon pomeriggio dalla redazione di Elive, ben trovati in questa nuova edizione del telegiornale che in primo piano vede la cronaca. Le promettevano un lavoro nel mondo della pubblicità, ma la facevano prostituire. Tre arresti a Brescia. Avevano promesso di introdurla nel mondo della pubblicità e invece si era trovata a denunciare ai carabinieri di essere stata violentata. Era successo ad agosto e la denuncia aveva fatto scattare le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Brescia, sfociate la mattina del 24 dicembre in tre arresti con l'accusa a vario titolo di sfruttamento della prostituzione e violenza sessuale. In carcere sono finiti due uomini nigeriani che avevano prospettato la donna all'inserimento nel mondo pubblicitario. Un terzo è finito agli arresti domiciliari. Le perquisizioni contestuali agli arresti hanno portato al rinvenimento di telefoni cellulari e PC in uso agli uomini e 9.000 euro in contanti ritenuti presunto provento delle attività di prostituzione. Continuiamo a parlare di cronaca. È il primo arresto con il nuovo codice rosso. È successo in Val Camonica. Rimane in carcere il 35enne di Breno arrestato per minacce e stalking nei confronti della sua ex compagna grazie alle nuove norme del codice rosso rafforzato. L'uomo non si arrendeva alla fine della relazione e aveva continuato a inviare messaggi sempre più pesanti e minatori alla ex fino a scriverle «ti sfreggerò con l'acido». La donna, che aveva già denunciato l'ex, si è rivolta ai carabinieri di Breno che, vista la progressione e la violenza dei messaggi, hanno fatto scattare il codice rosso rafforzato e l'arresto differito, una misura prevista dalle nuove norme che prevedono l'arresto se lo stalking è documentato con video e foto entro 48 ore. Il GIP del Tribunale di Brescia ha nel frattempo confermato l'arresto. E sono in corso le indagini per trovare i colpevoli dell'omicidio di Natale in via Milano, che ha visto come vittima un uomo di origini indiane. Indagine a tutto campo per individuare gli autori dell'omicidio di un uomo la notte di Natale in via Milano, nel parcheggio all'altezza del Civico 81. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e i video delle telecamere di sorveglianza dell'intera zona. Secondo quanto riporta il dorso bresciano del Corriere, la vittima è un indiano di 51 anni. L'uomo è stato colpito più e più volte con diverse armi da taglio, decine di ferite che hanno causato la sua morte prima che i soccorsi potessero arrivare sul luogo dell'agguato, perché poi di un agguato si tratterebbe. I suoi carnefici lo avrebbero raggiunto in auto, non curanti del fatto che in zona ci fosse ancora molta gente e che i negozi fossero ancora aperti. L'obiettivo della spedizione punitiva sarebbe stato più che chiaro: uccidere e non discutere o altro. Dopo l'aggressione fatale, i presunti assassini sono stati visti allontanarsi in auto, dileguandosi nel buio della notte di Natale. Durante le festività natalizie sono state diverse le operazioni dei vigili del fuoco. Tutti i dettagli. Giorni del Natale più che movimentati per i vigili del fuoco della provincia di Brescia, che sono stati impegnati su diversi fronti a domare vari incendi, ma non solo. Andando in ordine cronologico, il primo rogo è divampato attorno alle 8 della vigilia a San Gervasio. L'incendio è divampato all'interno di un appartamento di piazza l'antica Piazzola e in breve tempo ha invaso anche le strutture delle abitazioni confinanti. Le unità compromesse sono state in tutto 4 e altrettante le famiglie che sono state sfollate. Nella notte fra Natale e Santo Stefano, invece, attorno alle 3 ha iniziato a bruciare una legnaia a Sacca di Esine. Anche in questo caso le fiamme hanno raggiunto due case vicine e il tetto di una di esse è stato quasi completamente distrutto. A causa del luogo impervio e della mancanza di fonti idriche, le 5 squadre dei vigili del fuoco giunte sul posto hanno faticato non poco ad aver ragione del rogo. Poco prima delle 21.30 della stessa giornata un nuovo allarme è scattato a Gavardo. Ad andare a fuoco era un fienile nella frazione di Limone in via Terzago. Non si sono registrati feriti, ma per sicurezza è stata fatta intervenire l'ARPA in modo da verificare la possibilità di inquinamento. Come dicevamo però, non soltanto incendi. I vigili del fuoco di Darfo, infatti, alla vigilia sono stati impegnati anche nel soccorso del cane di un escursionista rimasto bloccato a 2.687 metri sul Pizzo Tornello nella Bergamasca. Necessario l'intervento dell'elicottero da Varese che ha recuperato l'animale riportandolo al distaccamento darfense. E siamo al meteo. Sembra ancora lontano l'arrivo dell'inverno. Sarà una fine dell'anno con temperature al di sopra della media. Un vasto, enorme campo di alta pressione a interessare tutta l'Europa meridionale. Perturbazioni che ancora scorreranno distanti dall'Italia, latitudini settentrionali, isole britanniche, Paesi Bassi e Scandinavia, qui con il vero inverno. Sull'Italia invece inverno latitante, ancora temperature oltre la media stagionale, possiamo notare l'assenza di precipitazioni sul Mediterraneo centrale. In sintesi, la mappa dell'Italia, la cartina che ci mostra però delle infiltrazioni di aria umida che determineranno tanta variabilità al centro-sud
nubi anche in pianura padana e sui settori prealpini. L'unica zona che potrebbe vedere qualche goccia di pioggia sarà il Levante Ligure. Ulteriori dettagli e approfondimenti sull'app di Travimeteo visitando il nostro sito web. È stato un anno straordinario, queste le parole della sindaca Laura Castelletti sul primo bilancio di fine anno. È stato un anno, titolo è anno straordinario, perché è stato straordinario per la capitale della cultura e quello che ha prodotto in termini di legami di comunità, di protagonismo e sicuramente in termini di turismo che ha voluto ricchezza, voluto dire ricchezza per la nostra città. È stato per titoli anche ambiente, perché il tema di vedere finalmente la luce in fondo al tunnel della bonifica della Caffaro non era scontato nella maniera più assoluta. Noi sappiamo che ci vorranno anni, ma ormai l'avvio del processo è assolutamente iniziato ed è irreversibile. È sicuramente un anno che ha visto il tema della mobilità essere centrale, perché il tram elettrico di superficie, la capacità di andare a reperire sempre più risorse, è stato un aspetto assolutamente fondamentale. Senti, per il 2024 sono tante le cose, tanto quello che è stato annunciato. In particolare mi vorrei soffermare sul brand Brescia. Allora, il brand di Brescia che cos'è? Noi abbiamo capito che l'occasione di Capitale Italiana della Cultura ci ha proiettato dal punto di vista della visibilità a livello nazionale e internazionale in una posizione importante. Hanno acceso i riflettori, ci stanno guardando, non solo per questione di forma, perché c'è sostanza. E abbiamo bisogno di promuoverci come città, ma non solo per il punto di vista culturale e turistico, ma per come qualità della vita, perché abbiamo visto, stiamo scalando tutte le classifiche. E allora è importante, come fanno grandi città in Francia, lo fanno in Nord Europa, lo fanno in Spagna, promuoverci come un brand, come un marchio riconoscibile di ciò che è Brescia, che ha una storia non solo culturale come si diceva, ma lo ha profondamente, per esempio, nella cultura del lavoro. Cambiamo argomento. Apre questa sera il Cinema Moretto a Brescia con un nuovo concept, multisala, lounge bar e caffè per tutta la città. Moretto abbiamo fatto verso tutta la passione che abbiamo per questo lavoro. Abbiamo cercato di fare una multisala di città di altissimo livello e speriamo di esserci riusciti. Ma cosa significa boutique cinema? Insomma, ci sono delle poltrone molto comode, molto ampie, dei tavolini, un modo diverso di vivere proprio la proiezione e non solo la proiezione. Sì, l'idea è quella. Abbiamo un bar molto, molto spazioso, arredato in modo simpatico e l'idea è di creare un posto, un luogo dove avvengono tante iniziative, dove si può, aperto per tutta la giornata, dove si possa condividere un film, un'esperienza, un drink, insomma un nuovo format che vogliamo lanciare, che è per la prima volta in Italia. Si parte già con le feste di Natale, con gli orari classici, insomma serali del cinema, dopodiché a partire dalla seconda metà di gennaio qua ci saranno proiezioni praticamente tutto il giorno. Sì, sì, l'idea è proprio quella. Adesso dobbiamo fare un po' farci un po' le ossa durante le feste e poi dopo inizieremo alla mattina e proseguiremo per tutto il giorno. Sì, per tutto il giorno tante proiezioni, quattro sale, si alterneranno le proiezioni, saranno un'offerta molto ricca, insomma. Tra l'altro due sale hanno anche meno di 30 posti, sono davvero dei gioiellini che possono essere anche prenotati privatamente, ma non solo. Sì, è vero, sì. Pensiamo che questo sarebbe anche molto divertente. Penso che è un servizio che noi forniremo con la possibilità di fare scegliere i film e prendere, affittare la sala per proiezioni, diciamo, di amici o di famiglie insieme. Un appuntamento davvero da non perdere. E ora siamo alla pagina economica, a cura di Italpress, luci e ombre per l'economia italiana. Rallentano industrie ed export, ma al tempo stesso migliora la fiducia di consumatori e imprese. Gli ultimi dati Istat evidenziano luci e ombre dell'economia italiana. A ottobre 2023 il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali aumenta dello 0,1% su base mensile, ma scende dell'1,7% rispetto allo stesso mese del 2022. A rallentare è soprattutto il mercato interno, mentre quello estero è in lieve crescita.
L'interscambio commerciale con i paesi extraeuropei fa segnare a novembre una riduzione del 3% per le esportazioni e del 3,1% per le importazioni. Segnali positivi invece a dicembre 2023 dal clima di fiducia sia dei consumatori che delle imprese. Nel dettaglio migliorano le opinioni dei consumatori soprattutto sulla situazione economica generale e sulla situazione futura, anche se con intensità diverse in tutti i comparti a eccezione della manifattura. Più nel dettaglio, nei servizi di mercato si registra il miglioramento più marcato, mentre è più contenuto invece nelle costruzioni e nel commercio al dettaglio. Lo sport, ascoltiamo le parole e il commento di Fabio Pettenò sulla partita Brescia-Parma che ha visto il Brescia sconfitto 2-0. Il 2023 per il Brescia si chiude con una sconfitta contro la capolista Parma. La squadra di Pecchia detta legge anche allo stadio Rigamonti dimostrando la netta superiorità. Per la verità il Brescia è stato anche sfortunato perché nell'economia dei 90 minuti pesano i due gol annullati per giusti fuorigiochi agli uomini del tecnico Maranna e allo stesso tempo anche un calcio di rigore non segnalato dall'arbitro che non è stato fischiato nel secondo tempo e poteva cambiare l'inezia della partita. Un Brescia che era privo di Dijkman e Bisoli, squalifiche pesanti, con un Brescia che veniva anche ridisegnato nella formula e soprattutto negli uomini, in particolare nel tridente d'attacco, dentro Moncini, Holzer e Bianchi. Un Brescia che nei primi 25 minuti però subiva la forza del Parma ed infatti era sotto 2-0. Apriva le marcature con un gran sinistro sotto l'incrocio Bernabé, raddoppio di mano, era uno slalom gigante in stile Alberto Tomba dei bei tempi. Il Brescia faticava ovviamente a rispondere alla formazione di Pecchia e alla capolista. Tutto sommato comunque il passivo era un passivo positivo per il Brescia, anche grazie alle parate dell'ottimo André Nacci. Brescia dunque che chiudeva con una sconfitta, questo trittico di partite, un Brescia che chiudeva con 6 punti in 3 gare. 3 punti sono quelli che separano ora la formazione biancoazzurra dalla zona playoff e 5 dalla zona playout. Un Brescia nel limbo, da capire ora cosa succederà, in particolare attenzione alla situazione legata al futuro di Cistana, e che cosa farà il presidente Massimo Cellino, se vorrà rinforzare o meno la squadra, perché questa squadra con l'opportunità di inserire qualche giocatore può davvero dire la sua. E ora le parole di mister Maran nel dopopartita. Abbiamo fatto un primo tempo alla pari, cercando di giocarsela, dopo loro hanno tirato fuori un gran gol, purtroppo poi abbiamo fatto uno scivolone e loro sono stati bravi a approfittare, perché hanno qualità, perché contro questi non devi sbagliare, non devi magari non deve succedere l'episodio che ti può penalizzare, però ho visto una squadra che ha provato a fare di battere colpo su colpo, lo testimoniano gli episodi che non ce n'è girato uno a favore, e quando compri queste squadre qua, quei 5 centimetri, quel mezzo palmo ti può fare la differenza, e secondo me è andata una buona. Poi via via nel secondo tempo ci siamo un po', abbiamo finito un po' l'energia anche mentale, secondo me date anche dalla rincorsa, poi date anche, ma non per gli assenti, ma date anche poi che alla fine eravamo 5-6 assenti, che se 2-3 erano in panchina per onore di firme basta, perché Mangraviti si è alzato stamattina dal letto, Vandeloi non poteva entrare perché abbiamo provato, ma non era molto in panchina, insomma, i due squalificati, guarda. Dopo un quarto d'ora appunto, è stato sentito una partita di Papetica che ha dovuto provare a stretti per esserci. Per cui cioè, quando poi ci sono situazioni del genere cerchi di raschiare il fondo con le energie che hai anche dopo una rimonta fatta 3 giorni fa, perché non ci scordiamo che 3 giorni fa eravamo dall'altra parte dell'Italia, una trasferta impegnativa, dove abbiamo fatto una rimonta che anche dal punto di vista psicologico di energie abbiamo speso molto. E nella seconda parte questa cosa l'abbiamo propagata, sono tutte una serie di cose, poi dopo l'essere sotto, in un primo tempo secondo me è equilibrato, dove non c'è stata una squadra che meritava, poi via via è andato più difficile. Passiamo all'Atlantide che chiude il girone di andata con una vittoria 3-1 contro Reggio, le voci dell'allenatore e dei giocatori felici per la vittoria. Si riempì di gioia la vittoria a 3 punti, una vittoria sofferta come era prevedibile, perché tutto il campionato, ogni partita è una bella battaglia sportiva. È bellissimo vedere anche il pubblico che partecipa, caloroso, che apprezza il gioco e che ci sostiene e ci tifa. 3 punti importanti per la classifica,
Adesso non abbassiamo la guardia perché il 30 abbiamo una partita difficilissima a Castellana Grotta. Siamo contenti, contenti perché abbiamo fatto una prestazione normale, 2-7 il primo e il terzo buoni, ma ci manca ancora qualcosa per un po' più di continuità per, secondo me, per ambire le prime posizioni. Però oggi ci portiamo a casa questi 3 punti ottimi contro una squadra forte, completa, con tanti cambi e siamo stati anche fortunati nel quarto, per cui buon segnale e vediamo che questo sia il punto di partenza per un girone di ritorno migliore dell'andata. Oggi non sono molto contento di come ho giocato, però i miei compagni sono stati bravi, bravi e come ho detto nel terzo e nel quarto set anche fortunati. Forse il quarto set siamo partiti un po' più tranquilli dopo un terzo set comunque giocato bene, una partita che eravamo riusciti a incanalare nella direzione giusta. Come dici tu, un pizzico di fortuna ci vuole, bravi comunque noi a non perdere la pazienza nelle situazioni difficili e riuscire a portare a casa 3 punti importantissimi per chiudere questo girone d'andata contro una squadra che stasera ha lottato fino all'ultimo, non ci ha regalato niente, battuta, difesa, insomma, ci hanno dato un bel filo da torcere. Meritatissimo l'MVP, sono contentissimo per lui, va benissimo. L'importante era fare 3 punti. Sappiamo che Nils adesso sta rientrando da questo fastidio che ha avuto al ginocchio, può solo che migliorare il suo stato di forma, già stasera ha fatto la differenza, quindi siamo sulla strada giusta, adesso ci aspetta un girone di ritorno tosto e vediamo di partire al meglio già sabato in Castellana. Il telegiornale per il momento termina qui, ma le notizie continuano ad essere pubblicate sul nostro quotidiano online e livebrescia.tv. Vi ricordo anche di seguirci sulle nostre pagine social o in alternativa di scaricare la nostra app gratuita per ricevere tutte le notizie in tempo reale. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di giornata e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.